proponendomi di fare la laudatio, così l'ha chiamata, la laudatio del Ennio Morricone, ho subito accettato con euforia, ma due minuti dopo mi sono chiesto ma cosa posso dire per lodare Ennio Morricone che non sia già stato detto in Italia, in Europa e nel pianeta intero. E proverò a fare qualche osservazione, visto che lo seguo con attenzione da tanti anni. Allora, il maestro Morricone, innanzitutto la parola maestro. Maestro. Voi sapete che maestro è un termine artigianale, termine artigianale, per questo tanti miei colleghi, io accettiamo di buon grado quando ci chiamano maestro, perché è un termine che viene dai cantieri, cioè il maestro falegname, il maestro fabbro, il maestro sarto, i maestri sono tanti. E da questo punto di vista, proprio artigianale, del lavoro, della fatica, non c'è maestro che possa superare Ennio Morricone. Ma poi maestro ha anche un altro aspetto, ci stanno i maestri, quelli che sono i profeti, che indicano la via, che ci illuminano, che di saggezza, e quello però è un'altra questione. Ecco, Ennio Morricone invece è un'eccezione, perché unisce insieme tutti e due i maestri. È sia il grande poeta che ci ha migliorato la qualità della vita ascoltando le sue musiche, a me e credo a molti di voi, e sia proprio l'artigiano che insegna i particolari, quello che un tempo si chiamava l'amore per l'articolo, l'amore per una partitura scritta bene, e anche un artigiano generoso, perché più di una volta io mi sono trovato a chiedergli consiglio su qualche dettaglio, su qualche trucchetto. Ricordo che una volta non sapevo come scrivere bene per chitarra, perché tutti i manuali di strumentazione a partire da Berlioz dicono: se volete imparare a scrivere bene per chitarra, studiatela prima, perché non è possibile scrivere se non la si suona. Io, siccome non la suono, lui, Morricone, scrive benissimo per chitarra, l'ho chiamato e gliel'ho chiesto: ma come si fa a scrivere bene per chitarra? E lui mi ha detto: c'è un trucchetto segreto e se vuoi te lo insegno. E me l'ha insegnato generosamente, ovviamente qui non ve lo dico qual è, perché sennò non è più un segreto, è una cosa che teniamo fra artigiani. Ecco, in quel senso lì, il senso dell'artigianato è il numero uno, però è anche quell'altra cosa. Poi poco fa ho sentito dire che è uno dei, il numero uno, il più grande compositore di musica da cinema, ma tutti sappiamo che accanto all'attività di autore di musica da cinema, Ennio Morricone ha prodotto tantissima musica di quella che lui chiama assoluta, la musica da concerto. Ecco, in genere queste due cose non vanno insieme, e lui è riuscito a farla andare insieme. Come è riuscito ad andare a fare insieme l'alta qualità quando scriveva canzonette, quando faceva degli arrangiamenti, quando lavorava per Nuova Consonanza? Insomma, è una specie di totalità della musica. Noi poi, musicisti del cinema, gli dobbiamo moltissimo. Qualcuno ha l'età per ricordare che prima dell'apparizione nel mondo del cinema di Ennio Morricone, i musicisti da film erano molto poco considerati. Noi abbiamo avuto dei grandissimi musicisti, Lavagnino, Cicognini, Rustichelli, erano grandi artigiani, grandi lavoratori che lavoravano nell'ombra, erano molto bravi a seguire il film. Beh, quando è comparso Ennio Morricone, pur lavorando perfettamente artigianalmente sul film, sul montaggio, è riuscito a dare uno smalto e una visibilità a quella musica della quale ci siamo poi giovati tutti quanti. Insomma, in breve, siamo qui per dire che prima il Presidente, cioè sono felice, credo nell'Italia, l'Italia è il paese di Dante Alighieri, di Giotto, di Giuseppe Verdi,
e anche il paese di Ennio Morricone.